Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino dell'emergenza sanitaria per il secondo giorno consecutivo e Pescara, la città abruzzese con più nuovi casi di coronavirus, seguono Roseto, Teramo e Montesilvano. Quella di Pescara è anche la provincia più colpita in questa giornata, mentre in coda, contrariamente a quanto avvenuto nelle ultime settimane, c'è l'Aquilano. Complessivamente sono 623 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore nella nostra regione e sono emersi dall'analisi di 4.685 tamponi. Vediamo il servizio. Leggero rialzo per i ricoveri e le terapie intensive nel bollettino Covid delle ultime 24 ore. Ci sono infatti 4 nuovi accessi nei reparti Covid e uno in terapia intensiva. Dunque, complessivamente sono 676 i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, di cui 72 sono in terapia intensiva. Leggero rialzo anche per i nuovi pazienti colpiti da SARS-CoV-2, 623 emersi dall'analisi di 4.685 tamponi, con una percentuale di campioni positivi del 13,3%, circa 2 punti sopra il minimo di novembre toccato ieri con l'11,4%. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 97, in prevalenza nella fascia costiera. Purtroppo continua a salire il bilancio delle vittime, 9 nelle ultime ore, di età compresa fra i 70 e i 92 anni. Da inizio emergenza siamo a quota 831 decessi. Crescono, unica buona notizia di giornata, i dimessi e guariti più 238 per un totale di 7.852. Gli attualmente positivi sono 17.032 più 377 rispetto a ieri. Fin qui i numeri dell'emergenza in corso e dello sforzo dei sanitari negli ospedali per cercare di curare i malati. Sul fronte delle iniziative di prevenzione, invece, la Regione Abruzzo, sulla scorta di un accordo nazionale, ha perfezionato l'intesa con i medici di medicina generale che eseguiranno a partire dai prossimi giorni i test antigenici rapidi nei propri ambulatori o nelle sedi che verranno indicate dalle ASL. Saranno garantite le turnazioni dei medici dalle ore 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 13 il giorno del sabato. Gli accessi da parte degli assistiti saranno regolamentati dai medici attraverso prenotazione solo dopo triage telefonico. Le ASL, oltre ai kit per l'effettuazione dei test, si occuperanno anche della fornitura dei dispositivi di protezione individuale per i sanitari. I risultati saranno registrati su un sistema informatico di tracciamento. In caso di esito positivo del test antigenico verrà disposto l'isolamento domiciliare del paziente e il successivo tampone molecolare di conferma. I medici riceveranno per ogni esame un compenso pari a 18 € se effettuato nel proprio studio oppure a domicilio e di 12 € per quelli eseguiti nelle strutture ASL. E per aumentare ulteriormente la capacità di testing della Regione Abruzzo per contrastare il Covid-19, dai prossimi giorni tutti i laboratori analisi pubblici e privati potranno eseguire i test sierologici quantitativi e i test antigenici sulle categorie di cittadini definite a rischio e contenute in un documento recepito in una nuova ordinanza del Presidente della Regione. Per accedere al test basterà semplicemente esibire una autocertificazione. I test sierologici saranno gratuiti per operatori sanitari, forze dell'ordine, genitori di studenti di età compresa fra i 0 e i 18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria di secondo ciclo, gli studenti stessi, i loro fratelli e le sorelle, nonché eventuali ulteriori familiari conviventi. Sono beneficiari inoltre le persone che frequentano corsi universitari aventi l'assistenza sanitaria di base in regione, nonché le donne e i bambini presi in carico dai centri antiviolenza e dalle case rifugio. Tutti coloro non compresi in queste categorie potranno comunque sottoporsi a pagamento ai test. Voltiamo pagina, continua a crescere anche nel nostro paese la violenza sulle donne. Nel giorno in cui si ricordano tutte le vittime delle violenze, il centro Ananche di Pescara ha presentato i dati della sua attività: 1.500 telefonate in un anno, 254 donne che si sono rivolte per la prima volta all'Ananche, che ha accolto 164 persone. Allora, vediamo il servizio di Paolo Renzetti.
Il 25 novembre rappresenta un po' la vetrina per parlare della violenza, che però è una questione quotidiana. Noi ribadiamo sempre che tutti i giorni noi centri antiviolenza viviamo, impattiamo con questo fenomeno. Quest'anno abbiamo raccolto un po' un focus anche sull'emergenza sanitaria, che è una cosa doverosa, anche perché abbiamo registrato il doppio delle richieste di primo aiuto, cioè la prima volta che delle donne si sono rivolte al centro antiviolenza. Quest'anno abbiamo raggiunto 254 donne, l'anno scorso eravamo 120 e qualcosina, quindi effettivamente un ottimo risultato dal punto di vista della sensibilizzazione e visibilità del centro. E soprattutto noi abbiamo fatto una riflessione, perché questi dati to cure vanno dati una lettura sociale un po' del problema, e che le donne, il lockdown ha aiutato le donne a prendere coscienza. Molti hanno vissuto la violenza in casa, con le restrizioni non si sono mosse, avevano i bimbi a casa, però nel momento in cui è finita nella fase 2 abbiamo avuto un incremento delle richieste di aiuto, quindi molte donne ci hanno chiesto in primis di seguire un percorso di uscita, e in seconda battuta molte donne hanno chiesto di essere allontanate, cioè nel momento in cui vogliono andare via di casa ci chiedono aiuto per trovare una collocazione. Quindi questo è proprio lo spaccato dovuto all'emergenza sanitaria. Adesso in quest'altra fase noi stiamo continuando a lavorare normalmente, il centro è aperto, quindi però manteniamo attive quelle attività in remoto che avevamo sperimentato durante la prima fase, quindi da telefono, la chat, colloqui a distanza, perché comunque è necessario mantenere un protocollo anticontagio. Però siamo sempre aperti, abbiamo un H24, abbiamo addirittura attivato una casa temporanea per la quarantena Covid, una casa di emergenza, si chiama Casa Aurora, proprio per aiutare quelle persone che vogliono andare via di casa nell'immediato a fare il tampone, un po' la quarantena che è necessaria per andare fuori regione o su un'altra struttura. Restiamo a Pescara, dove i consiglieri regionali di Forza Italia hanno presentato un progetto per l'istituzione del Soccorso di Libertà e dell'Osservatorio regionale antiviolenza. Oggi, che è la giornata internazionale della violenza contro le donne, abbiamo una proposta concreta rispetto magari a tante iniziative bellissime, ma più discorsive, se vogliamo, più concettuali, che proviene dal gruppo di Azzurro Donna, di cui io sono coordinatrice regionale. L'idea è nata a livello nazionale, tanto che proprio in queste ore c'è una conferenza stampa alla Camera in cui verrà presentato un progetto di legge sul soccorso di libertà a livello nazionale. Contemporaneamente anche in tutte le regioni, noi esponenti di Azzurro Donna abbiamo proposto di fare una legge regionale analoga anche nelle regioni. E in Regione Abruzzo il nostro gruppo consigliare di Forza Italia ha ben accolto la nostra proposta, e quindi anzi colgo l'occasione anche per ringraziarli. Si tratta di un'iniziativa importante, perché oltre all'istituzione di questa proposta di legge c'è anche la creazione dell'osservatorio regionale sui centri di antiviolenza, che ad oggi non esisteva, e credo che sia assolutamente fondamentale per un ottimo coordinamento anche dei lavori tra i centri antiviolenza. Il soccorso di libertà consiste in una sorta di reddito di libertà, se così può essere definito, unitamente anche alla possibilità per le donne vittime di violenza di potersi reinserire nel contesto sociale ed anche economico, perché spesso e volentieri da un'analisi è emerso che molte donne fanno difficoltà ad esporre questa difficoltà che loro appunto vivono nell'ambiente domestico, perché anche dalle statistiche emerge che purtroppo spesso le donne sono vittime proprio dei loro partner o dei loro ex partner. La loro difficoltà è quella di essere comunque dipendenti anche economicamente da queste persone, purtroppo, e quindi abbiamo pensato di dar loro uno strumento, una chiave per poter tagliare con questa situazione assolutamente tragica e poter avere la speranza di ricostruire anche una propria autonomia, non solo a livello economico ma anche a livello sociale e lavorativo, tant'è che la legge prevederà l'istituzione di convenzioni con delle aziende che potranno reinserirle attraverso un percorso anche formativo all'interno delle loro aziende, e quindi reimmetterle nel mondo del lavoro, cosa che oggi non è assolutamente semplice. In questa giornata di riflessione i familiari di Jennifer Sterlecchini e Anna Carlini hanno ricordato le due donne vittime di violenza, che hanno pagato
con la morte, chiedendo una maggiore presenza ed efficacia delle istituzioni. Sentiamo. Oggi vengono ricordate tutte le donne vittime di violenza. Fabiola Bacci è la madre di Jennifer Sterlecchini. Lei ricorda ogni giorno sua figlia, ma vuole anche dire che in tanti hanno dimenticato quella tragedia. Sì, io veramente non volevo parlare solo di mia figlia Jennifer, ma anche di Anna Carlini, moglie di Domenico, Ludovica e Marina Angrilli, che sono state uccise tutte e due. Quindi queste donne a Pescara vengono un po' dimenticate, cioè non se ne parla. Eh sì, ok, le scarpette, i ponti, tutto quello che vogliamo, il rosso, però noi chiediamo forse più dagli alti palazzi di informarsi di più e di interessarsi di più a queste donne. E anche oggi sono state uccise due donne. Questo chiediamo, che vengano ricordate, ma che venga fatto qualcosa di concreto. L'ultimo post che scrisse mia figlia su Facebook era proprio per la violenza sulle donne. Ed è lei, è stata ammazzata il 2 dicembre. Questo, il ricordo di lei, che si batteva comunque anche lei per queste cose. Isabella Martello lotta ogni giorno per ricordare Anna Carlini, sua sorella che è scomparsa in un'estate calda sotto un tunnel della stazione di Pescara. Anche lei dice giusto ricordare, però molti si sono dimenticati di queste tragedie. Sì, queste donne vanno ricordate tutte. Ed è anche importante, anche per far capire che oggi questo è un tema molto attuale, che ancora sembra non risolversi. Voglio lanciare un messaggio innanzitutto alle donne: denunciate, perché anche uno schiaffo non è dire non lo faccio più, ma è un segnale. Quindi di trovare il coraggio di denunciare, perché l'amore comunque fa sorridere, non lascia segni. Anna, Jennifer, come tante diciamo altre donne, sono state proprio ammazzate per violenza. Io mi aspetto proprio dalle istituzioni che veramente qualcosa cambi, perché con queste sentenze che ultimamente si fanno, il valore della vita non vale niente. La violenza è la forza degli incapaci. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata alla giornata contro la violenza di genere. Adesso ci occupiamo invece della pagina sindacale. Il gruppo Alfagomma ha presentato la bozza di accordo per rilevare lo stabilimento Yokohama di Ortona, illustrando intenzioni e progetti relativi allo stabilimento abruzzese al Mise. Il piano prevede entro giugno 2021 il potenziale assorbimento di circa 63 lavoratori, che corrispondono al 79% dei dipendenti in mobilità. Nell'ultima parte dell'anno l'azienda prevede l'ulteriore assunzione di 43 persone, arrivando complessivamente a 106 operai. Inoltre, con il proseguimento del piano industriale nel 2022, l'azienda arriverebbe a complessivi 155 dipendenti. Questa mattina dunque c'è stato proprio l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con il gruppo lombardo per discutere appunto del piano industriale. E proseguiamo ora con il nostro giornale. Col decreto ristori aumentano gli aiuti e il numero di beneficiari, queste le misure per supportare persone e attività nella crisi economica prodotta dalle restrizioni anticontagio. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il 15 gennaio, la data ultima entro cui trasmettere la domanda di accesso ai contributi statali. Persone e attività economicamente danneggiate dalle restrizioni anticontagio dovranno farne richiesta in via telematica tramite il portale fatture corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate. Chi ha usufruito delle misure previste dal decreto rilancio a primavera, anche con il decreto ristori potrà contare sulla stessa cifra, moltiplicata per una percentuale che va dal 50 al 400% a seconda della categoria.
Chi invece non ha ancora ricevuto nulla dovrà mettere a confronto il fatturato di aprile 2020 con quello dello stesso mese nel 2019. Verrà quindi erogata la differenza con un rincaro del 20% se i ricavi dell'anno scorso sono inferiori a 400.000 euro, del 15% se i ricavi vanno da 400.000 a 1 milione di euro, del 10% se superano il milione. Il risultato andrà poi moltiplicato per una percentuale dal 50 al 400% per questa seconda fase di aiuti. Il contributo minimo per le persone fisiche è di 1.000 euro, 2.000 per le imprese. In zona rossa gelaterie, pasticcerie, bar e altre attività simili, comprese quelle ambulanti, riceveranno un'ulteriore integrazione del 50%. Aiuti anche per le partite IVA, comprese quelle che fanno riferimento ai soggetti più ricchi. Nel decreto ristori infatti è scomparso il tetto massimo di 5 milioni di ricavi nel 2019, che era inizialmente previsto nel decreto rilancio. Ma il contributo arriverà solo se la partita IVA è stata attivata prima del 25 ottobre 2019 e se tra aprile 2020 e aprile 2019 c'è stata una differenza di fatturato di almeno un terzo. Per chi ha già ricevuto aiuti, i nuovi contributi saranno accreditati direttamente sul conto corrente. Vi è poi il Ristori Bis, che vale solo per le restrizioni a seguito del DPCM del 3 novembre, come ad esempio nella zona rossa abruzzese, e i cui aiuti non sono soggetti a tassazione. E il criterio per valutare l'ammontare dei contributi è sempre lo stesso. Nella prima fase va calcolata la differenza di fatturato tra aprile di quest'anno e quello dell'anno scorso, con un rincaro del 20, del 15 o del 10%, a seconda se il fatturato dello scorso anno è inferiore a 400.000 euro, va da 400.000 al milione di euro o supera il milione, mentre nella seconda fase vi è un rincaro che va dal 50 al 400% a seconda delle categorie. Chi invece ha già avuto accesso agli aiuti del decreto ristori avrà la stessa somma, con un'aggiunta che varia dal 10 al 20%, e anche per le partite IVA il procedimento è lo stesso del decreto precedente. Ad ogni modo, l'importo massimo erogabile non può mai superare i 150.000 euro. E a questi contributi dovrebbero poi aggiungersi quelli regionali. La Giunta Marsilio è al lavoro per il Cura Abruzzo 3. Stiamo lavorando su un nuovo intervento, il Cura Abruzzo 3, che su cui abbiamo individuato alcune sacche di interventi che non sono coperti da quelli che sono i ristori nazionali, o comunque li andiamo sicuramente ad integrare, perché purtroppo qui la pandemia con lungo durare sta creando un disagio economico molto rilevante. Contestualmente stiamo andando avanti con i pagamenti e con le liquidazioni rispetto a quello che abbiamo già fatto, rispetto al famoso fondo perduto, la prima tranche 19 milioni, 22.000 pratiche consegnate, abbiamo già liquidato 6.900 aziende, ieri sono state inoltrate al tesoriere altre 4.000 pratiche, speriamo che entro lunedì partano anche questi altri bonifici, quindi diciamo come abbiamo sostenuto entro prima di Natale contiamo di liquidare la prima tranche. Contemporaneamente stiamo lavorando sugli altri 30 milioni, altre 41.000 pratiche che hanno bisogno di tempi leggermente più lunghi, ma comunque adesso con la tech force che ci è stata data tramite la FIRA riusciremo ad accelerare notevolmente. Ieri c'è stato l'incontro fra il presidente della regione Marsilio e i sindacati per parlare dell'utilizzo dei fondi europei e della nuova programmazione 2021-2027. I sindacati auspicano un cambio di passo da parte di Regione Abruzzo. Sentiamo. Segretario, ieri un incontro in piattaforma con il Presidente della Regione Marco Marsilio per parlare dei fondi europei 2021-2027, la nuova programmazione. Quanto è importante spendere e spendere bene questi fondi? Sì, innanzitutto il tema è di primaria rilevanza, perché le uniche risorse che la Regione Abruzzo ha per fare degli investimenti e modernizzare la Regione sono proprio i fondi europei, quindi da questo punto di vista la programmazione 2021-2027 è fondamentale. Abbiamo tante risorse e noi su questo abbiamo indicato delle priorità. Innanzitutto la priorità del lavoro e dell'occupazione, cioè tutti gli interventi che verranno messi in campo devono avere un forte impatto sull'occupazione e sul
sul lavoro. Dopodiché dobbiamo creare una regione che sia attrattiva per le persone e per le famiglie, quindi lavoro innanzitutto, ma anche welfare, salute, ambiente. Per fare tutto questo abbiamo la necessità di operare una buona programmazione, ma anche dobbiamo mettere in campo una capacità di spendere queste risorse in tempi molto rapidi. L'Abruzzo è una delle ultime regioni su molti assi per la spesa europea. Avere tante risorse e non spenderle, ovviamente, come potete capire, è un'occasione mancata. Per fare questo ci sarà necessario di rafforzare fortemente la governance della macchina amministrativa regionale, e non solo regionale, perché in questa programmazione poi saranno coinvolte anche molte amministrazioni locali. Ultima questione che abbiamo posto al Presidente Marsilio è quello di creare e di individuare degli assi strategici, cioè non vorremmo che, come è stato fatto troppe volte, tutte queste ingenti risorse si perdono in mille rivoli senza andare a colpire al cuore dei problemi della nostra regione, che sono l'innovazione digitale, che sono le infrastrutture, che sono una vera transizione energetica e ambientale, che è un nuovo welfare. In questi giorni la pandemia ci sta insegnando come avere un buon sistema sanitario, un buon sistema sociale che curi le nostre persone, i nostri anziani, i nostri disabili e tutte le persone, tutti i cittadini, sia assolutamente fondamentale. La diocesi di Teramo Atri mette a segno due importanti progetti: esporre il presepe monumentale di Castelli a Piazza San Pietro e la creazione di una cittadella della carità, due iniziative che rappresentano sicuramente per i più poveri una speranza di rinascita in questo Natale davvero difficile. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il presepe monumentale castellano in esposizione a Piazza San Pietro a Roma e la creazione di una cittadella della carità sono i due progetti sui quali sta lavorando la diocesi di Teramo Atri. Il primo porterà l'arte abruzzese in Vaticano, il secondo conforto a tanti bisognosi teramani. La tradizionale inaugurazione del presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale in Piazza San Pietro si terrà l'11 dicembre come sempre, proprio per dare un segno di speranza e di fiducia al mondo intero. Un messaggio importante in questo tempo difficile a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. A concretizzare il progetto del presepe di Castelli a Piazza San Pietro è stato il vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi. Un'idea realizzata in collaborazione con la Regione Abruzzo, la provincia di Teramo, il comune di Castelli, l'ufficio scolastico regionale, il liceo artistico Grue, la fondazione Tercas, l'università di Teramo e il sodalizio degli abruzzesi a Roma. Il presepe castellano è stato rinominato un presepe per rinascere. Cinque i pilastri su cui fondare la rinascita: ricostruzione, imprenditorialità, turismo, arte e Europa. Inoltre, in occasione dell'evento, la diocesi di Teramo ha organizzato altrettanti convegni online, tutti fruibili sul canale YouTube diocesano e degli enti coinvolti. E infine, il sogno di una cittadella della carità, uno dei progetti a cui la Caritas di Teramo Atri sta lavorando da tempo. Un luogo dove poter accogliere le persone in difficoltà, dove creare una nuova mensa e dove poter ospitare coloro che sono più fragili. Questo presepe a Roma, dichiara il vescovo Leuzzi, rappresenta il frutto di uno sforzo comune per far sì che anche i più poveri abbiano la speranza di rinascere. E adesso lo sport, nel giorno segnato dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, chiaramente calcio, ma tutto il mondo dello sport in lutto per la scomparsa del Pibe de Oro, ma noi adesso ci occupiamo calcio di Serie B, doppia seduta oggi per il Pescara che sabato sfida il Pordenone, si conoscerà domani l'esito del tampone fatto oggi da Memusciai, il quale in caso di negatività potrà dunque aggregarsi al gruppo e sarà disponibile per il match contro l'11 di Tesser. Per quella partita potrebbe tornare titolare anche l'esperto centrocampista Mirko Valdifiori, che abbiamo ascoltato e sentiamo nel servizio di Andrea Costantini.
Dobbiamo cercare di essere un po' più propositivi davanti e cercare appunto anche adesso la cosa brutta di Ferrari è stato purtroppo perdere anche Asensio, perché dopo Seter sicuramente due attaccanti, che in una squadra due attaccanti così sono importanti, e quindi dovremo cercare di sopperire con magari altri giocatori che non sono vere e proprie prime punte, però che anche quando si sono adattati le prime partite hanno cercato di dare il massimo. Ecco, Oddo ha detto insomma che la ricetta per uscire fuori da questo momento, adeguando tatticamente la squadra, è giocare un po' più bassi, essere più compatti, abbandonare le velleità di inizio stagione quando si pensava a fare un calcio più propositivo. È proprio questa la strada da percorrere? Ma guarda, questo è quello che ci ha detto anche noi cerchiamo di seguirlo come cercavamo di seguirlo inizio campionato, quando magari c'era un altro tipo idea di gioco. La squadra cerca sempre di seguire quello che fa l'allenatore. Sappiamo benissimo che dobbiamo cercare appunto di fare meglio, perché i risultati purtroppo in questo momento non sono dalla nostra parte, e quindi se vogliamo tirarci fuori dobbiamo mettere tutti quel qualcosa in più per far sì che la classifica del Pescara possa migliorare già a partire da sabato. Ecco, ma quanto fa male quella classifica? Fa male perché anche se uno cerca magari di lavorare con l'autostima alta, quando non vinci non è mai facile. Sicuramente le vittorie sono quelle che ti danno entusiasmo, che ti danno la voglia di fare sempre meglio, di trovare nuove vittorie, però noi magari nelle sconfitte dobbiamo appunto trovare la rabbia di volerne venire fuori. Abbiamo la fortuna di essere un gruppo unito, un gruppo che dalla prima giornata, nonostante come ho detto non siamo partiti bene, però sta cercando di darsi una mano sempre, e a volte avere il gruppo è fondamentale, soprattutto in questi momenti un po' più difficili. Io ho sempre giocato in un centrocampo a tre, la scelta di Lecce è stata una scelta condivisa con l'allenatore, come ha detto anche lui, perché venivo appunto da un periodo che ero arrivato tardi, senza preparazione, quindi abbiamo provato a intensificare il lavoro. Le altre due sono state scelte tecniche che da professionista ho rispettato. Io mi sto allenando al massimo per farmi trovare pronto quando ci sarà bisogno, se c'è da entrare, e poi giocare a tre o due, nel senso quando uno va in campo deve sempre cercare di dare il massimo e cercare di fare quello che l'allenatore chiede in funzione della squadra. L'ultima veramente è l'esperienza Covid, l'averlo scoperto un po' all'improvviso, quanto ti ha colpito? Ma più che colpito, nel senso io non me ne sono accorto di averlo avuto, si vede in quel mese che sono stato a casa in vacanza quando c'era la pausa del campionato, poi sono arrivato, me l'hanno trovato e dopo ci sono stati degli esami effettuati insieme anche allo staff sanitario, che è molto preciso in queste cose, e quindi mi hanno aiutato appunto a cercare di capire appunto cos'è che non andava, perché soprattutto a livello quando facevo i lavori di corsa a volte ero un po' in affanno, quindi mi hanno aiutato e adesso sto bene, ripeto, due settimane sto bene, quindi sono a disposizione al completo al 100%. Serie C adesso, il centrocampista della Ternana ed ex della gara di domenica, Mattia Proietti, ospite della trasmissione Pro Teramo ieri sera, ha parlato della gara coi biancorossi sottolineando come le mentalità propositive delle due formazioni abbiano dato vita ad un match appassionante al di là del risultato finale. Sentiamo. Col Teramo è stata una partita, dal mio punto di vista, più bella da giocare, sia per me, adesso ovviamente quando si perde non è mai bello, però è stata una partita bella, un confronto a viso aperto, leale, cioè non c'è stato anche tentativi un po' antisportivi di cercare di portare la partita in una direzione, quindi io penso che l'identità di queste due squadre, per quello che ho visto io, parlo della nostra e di quello che ho visto del Teramo, siano due identità ben chiare, di squadre propositive che vogliono giocare al calcio in una certa maniera, e che adesso, sia per quanto riguarda noi, e parlo anche un po' per il Teramo, non penso che una partita possa far cambiare i giudizi assolutamente, quindi certo. Penso che sia un modo diverso di interpretare la partita, però è bello. Io penso che vedere Ternana Teramo sia stato bello anche per i tifosi, ecco. Dall'inizio dell'anno, comunque, anche quando magari i risultati non erano come quelli di adesso, però ogni settimana il mister predica calma, piedi per terra, bisogna continuare a lavorare. Comunque siamo a novembre, cioè una squadra che vince un campionato a novembre penso non si sia mai vista, quindi cioè, sono 7 punti, sì, ma c'è una partita da recuperare per entrambe,
ci sono ancora 25 partite, quindi cioè, può succedere veramente ancora di tutto. Noi lo sappiamo perché siamo una squadra e un gruppo intelligente, ma il mister comunque non perde occasione per ricordarci. Un Teramo che a me è piaciuto, come nelle gare che avevo visto già. È un Teramo che ha un'idea di calcio, che prova a giocare, una squadra che gioca a calcio, si basa, cioè mette l'individualità al servizio della squadra, però è una squadra che gioca in maniera corale, organizzata, quindi cioè, noi comunque siamo andati anche parecchio in difficoltà in alcuni momenti della partita, sapevamo che era una partita che sarebbe stata giocata a viso aperto da entrambe le squadre, un po' ci assomigliamo anche da un certo punto di vista, diciamo. Quindi a me ha fatto un'ottima impressione, l'idea che avevo l'ho riscontrata poi affrontandoli, ecco. Beh, io ho parlato con quelli che hanno fatto il mio percorso lì l'anno che sono stato a Teramo, anche qualche altro ragazzo che conoscevo da altre squadre. Sicuramente sono contento che il Teramo possa aver fatto un passo in avanti. Noi l'anno che sono stato io è stato un anno un po' difficoltoso, ma nonostante quello la squadra aveva dimostrato una fase di crescita verso la fine. L'anno scorso partiti con grandi intenzioni e speranze, diciamo, però è stato un anno di transizione che è servito per essere in alto quest'anno. Paradossalmente ci si aspettava che il Teramo partisse così l'anno scorso, probabilmente. Però è stato un anno di transizione e quest'anno si sta raccogliendo quello che è stato seminato l'anno scorso, penso. E quindi a me fa solo che piacere, ovvio, per la gente, per tutte le persone che ho conosciuto e che mi hanno lasciato un ottimo ricordo. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, da parte mia l'augurio a tutti voi di una buona serata.